Anche quest'anno si è svolta la tradizionale cena in piazza Ospedalecchio a tavola, che ha visto la partecipazione di oltre 250 persone. Aurora Tosti è la giovanissima chef della taverna della festa della Madonna della Pietà di Ospedalecchio e questa sera in particolare ha preparato la cena di Ospedalecchio a tavola, la cena tradizionale conviviale in piazza. In che cosa consiste il menù di questa sera? Allora, abbiamo un antipasto molto ricco, i nostri fantastici cannelloni preparati da noi, delle patate e insalata. Qual è il piatto forte della serata? Il piatto forte della serata ovviamente saranno i cannelloni che abbiamo preparato noi questa mattina. Come sono preparati? Nel modo tradizionale? Sì, nella ricetta tradizionale che ci hanno tramandato qui dalla piazza. Ospiti graditi, l'ex sindaco Stefano Anzideri, l'attuale Paola Lungarotti e l'assessore Daniela Brunelli, che apprezzano moltissimo la vivacità di questa piccola comunità. Riccardo Migni, presidente di Ospedalecchio Giovani, ci ha spiegato il motivo del successo di questa manifestazione. Riccardo Migni, presidente di Ospedalecchio Giovani, uno degli organizzatori della festa della Madonna della Pietà. Un bilancio di questa festa è se è stato difficile organizzare un evento così importante per una persona così giovane come lei? Ma dunque, il bilancio è senza dubbio positivo perché è vero che abbiamo impiegato molto ad organizzarla, sono stati tanti sacrifici, però trovare la piazza piena praticamente tutte le sere, insomma con una buona risposta da parte di tutto l'Ospedalecchio è un piacere. Come detto, la gente che ci si è dedicata è stata molta, è stata per tanto tempo, però tutti i sacrifici, diciamo, sono stati assolutamente ripagati. Allora possiamo darci appuntamento per l'anno prossimo? Sì, senza dubbio, l'anno prossimo per la, diciamo, la nuova edizione della Festa della Madonna della Pietà e cercheremo di fare il meglio. Se qualcosa è mancato, l'impegno sarà sempre lo stesso e se possibile anche di più. Domenica mattina decine di palloncini hanno colorato il cielo di Ospedalecchio. La tradizionale passeggiata in bicicletta, che da qualche anno è dedicata a Zeffiro Raspa, l'appassionato di ciclismo scomparso prematuramente, è stato un momento di grande commozione, di partecipazione nel ricordo del caro compaesano che tanto amava la bicicletta. È stato comunque un momento di condivisione divertente alla quale hanno partecipato circa 150 persone tra adulti e bambini. Il clima piacevole di una domenica mattina di inizio settembre e l'allegria che caratterizza coloro che partecipano a questo evento hanno reso la passeggiata un momento per stare insieme all'aria aperta.
termine della passeggiata è stata offerta una ricca colazione con tanti dolci per tutti. Gli organizzatori, che lo ricordiamo sono Ospedalicchio Giovani, il Circolo Culturale e Ricreativo, la Parrocchia e il Comune di Bastia Umbra, danno appuntamento al prossimo anno, perché anche le piccole comunità possono fare grandi cose.